Con una festa grandiosa e ricca di entusiasmo per i 30 anni di Starkey, qui a Milano si è tenuta questa celebrazione alla presenza ovviamente dell'amministratore delegato di Starkey Italy, Mirella Bistocchi, del direttore vendita Roberto Rossini e niente meno che del fondatore di Starkey Hearing, Bill Austin, che è stato presente con la moglie Tani. Quindi questa sera è andata benissimo. Quali sono le emozioni anche di questi 30 anni che avete condiviso fin dall'inizio e di questo traguardo? Guarda, è una bellissima domanda, perché ci pensavamo, 30 anni, sono 30 anni di lavoro per la stessa azienda, che è piuttosto inusuale, no? Quindi ci siamo chiesti, ma per trovare lo spirito giusto anche per fare questa festa, ma che cos'è, no? Che ti può legare come un matrimonio? 30 anni? Beh, realmente un matrimonio, volevo dire. Ed era l'entusiasmo che non è mai calato, nonostante le difficoltà, perché non bisogna raccontarsi che non ci siano difficoltà, ma è proprio come ho detto nel mio discorso, cioè il principio che le difficoltà ti forgiano per continuare ad andare avanti e soprattutto trovare quella spinta per migliorarti continuamente. È stata veramente una bellissima sfida, ma sono passati in un soffio. Beh, tutti questi anni è passata con grandissima passione, perché comunque abbiamo potuto vivere pian piano e apprezzare tutto quello che ci veniva intorno e di conseguenza viverlo con grande gioia. E questo è quello che poi ci ha dato grande successo in tutti questi anni. Devo dire la tecnologia, ovviamente, tutte le varie novità, il continuare a reinventarsi, ecco, questa cosa qua, reinventarsi, perché se non si ferma. Ecco, no. Naturalmente Starkey è un'azienda che comunica entusiasmo, comunica passione fin dagli Stati Uniti, fin dalla sua origine. Siete stati voi quelli giusti al posto giusto o siete diventati così perché avete assorbito questa energia? Bella domanda questa qua, molto bella. Ma no, secondo me, ma un po' di tutto, mettiamola così. Beh, certo, l'uomo giusto al posto giusto, la donna giusta al posto giusto è una questione. Io non credo alla fortuna, io credo che le cose capitino perché devono succedere e quindi uno sa cogliere l'opportunità. Ma sicuramente la Starkey è un'azienda che ti comunica entusiasmo, comunque sia, perché si fonda, il suo fondatore è un'icona e in effetti trasmette tantissimo di questo, che va un po' al di là del semplice lavoro. Ma anche nell'organico di quello che è la Starkey dà anche molte opportunità ai propri dipendenti, di conseguenza li fa crescere, fa sì che le persone possano comunque crescere all'interno e avere comunque la possibilità di poter... Ecco, questo è tipicamente da azienda americana, cioè dare l'opportunità. Parlando di cose, diciamo, più di lavoro, effettivamente avete parlato di un fatturato del più 10% per quest'anno 2017, quindi è un anno importante, non solo per il 30° anniversario. No. Quali sono le strategie, se così le vogliamo chiamare, proprio dal punto di vista italiano, perché c'è poi un discorso anche di imprenditoria sull'Italia da gestire, che è un mercato particolare rispetto probabilmente agli Stati Uniti. Quali sono le chiavi? In realtà i mercati sono differenti ma simili, perché il cliente poi, il distributore è il distributore, che sia americano, che sia italiano, che sia tedesco, quello è. Noi abbiamo sviluppato delle strategie diverse di commercializzazione, quindi ci siamo molto adattati ai tempi attuali, quindi le necessità dei clienti cambiano e a noi abbiamo ascoltato e seguito le necessità. Questo ci ha consentito di chiudere contratti veramente molto interessanti. Indipendentemente da quelli che sono i contratti, è anche l'attenzione verso il cliente, in cui l'attenzione è importante, perché deve passare da un servizio di customer a un customer delight, che è fondamentale. Il cliente, quando si sente veramente seguito, fa la differenza e porta i suoi risultati. E lei, dottor Rossini, ha proprio chiamato sul palco alcuni, immagino, tra i vostri centri più prestigiosi, quelli più storici. È stata una premiazione, diciamo, studiata, voluta. Come è successa questa cosa di creare anche in Italia una famiglia come forse l'America vuole fare, no? L'America crede comunque in una famiglia, quello che anche il cliente fa parte della famiglia all'interno di questo, perciò di conseguenza tutti quelli che ci hanno seguito per tutti questi anni sono fondamentali nella Starkey. Perché seguire un'azienda 30 anni? Ci deve essere qualcosa dietro, non può essere solo legata alla parte commerciale, ma anche a quello che è il sentimento,
quello che ci sta dietro e che è importante, e questo dà i suoi risultati. Sentimento tradotto in termini di ascolto il cliente, ovviamente interpreto quello che lui vuole in questo senso. Certo, un'ultima battuta, stasera è stato molto evidente, eravate due grandi coppie, no? Sul lavoro e sulla vita, perché Bill Austin e Tani Austin sono, sì, sono, come diceva giustamente, un'icona. E voi siete una coppia nel lavoro e nella vita, si è visto anche un video molto bello, molto ricco di emozioni di voi giovanissimi all'inizio. Com'è stato lavorare insieme e vivere insieme, ovviamente, e soprattutto che cosa è cambiato in Italia nel mercato? Cioè come una coppia ha potuto affrontare il cambiamento di 30 anni di lavoro in Italia, che probabilmente richiedeva anche una certa versatilità, un certo, sì, reinventarsi. Molta versatilità, molta, versatilità. Molta versatilità. Diciamo che è proprio la versatilità, è il non dar mai niente per scontato, mai e comunque, e nell'essere attento a leggere in anticipo gli andamenti, il mercato, diciamo così. I clienti cambiano, non cambiano tanto fisicamente, ma cambiano perché dagli anni 80, agli anni 2000, il cliente è cambiato, no? Ha delle aspettative diverse. Per esempio, quando tu sei cliente tu stesso, hai delle aspettative adesso diverse da quando avevi 20 anni. Ecco, noi ci pregiamo di questo, ci pregiamo di aver saputo ascoltare. Ascoltare e cogliere quello che era la necessità del momento. Chiaramente questo è un momento di bilancio, che cosa succede da domani? Quali sono i progetti, le nuove avventure? Tantissimi progetti, ci vorrebbero ore per poterle raccontare tutti quanti. Vabbè, uno, diciamone uno, il più importante, non lo so. Direzione al cliente, il customer delight. Esatto, il passaggio da customer service a customer experience, quindi la conoscenza approfondita del cliente, data anche dai vari sondaggi che abbiamo fatto, per poter arrivare a una customer experience, quindi un passaggio ulteriore, un delight successivo. Io vi ringrazio, vi faccio tanti auguri e complimenti. Grazie a voi, grazie.